Quindi circa 15 anni per abbandonare queste case, e man mano che il governo costruiva le abitazioni nuove la gente veniva mandata via. Quindi più di 15 anni di evacuazione, lo Stato ha comprato le case per mandarli via, quindi ha sfrattato le persone, ma gli ha pagato la proprietà e gli ha dato la casa popolare. Meno male. L'unica cosa che qualcuno nell'ultimo periodo di abbandono, tra il 1965 e il 1970, pare che i soldi non a tutti siano arrivati e di conseguenza, andati via, non hanno visto più arrivare i soldi, hanno mantenuto la proprietà. Quindi nei Sassi più dell'80% è di proprietà dello Stato e una piccolissima percentuale è proprietà privata. Adesso noi andando da là a quella parte scenderemo, andiamo a visitare la casetta, la casa grotta, dove capiremo e sentiremo l'importanza della vita nei Sassi, della famiglia che ha vissuto là, l'arredo classico, tipico poi anche del meridione, voglio dire, qualcuno vedrà delle cose che avevano i nonni o addirittura loro in casa, dove però all'interno ci sono due stalle con il mulo, perché qui non era come nelle vostre campagne dove la stalla era a fianco. Di solito da noi la stalla era in casa, perché i poveri non avevano.